Buongiorno cari amici di Villago, oggi mi trovo a Villa Kramer di Alserio, in provincia di Como, nella Brianza Comasca. Sono in una villa davvero particolare, perché è stata realizzata tra il 1840 e il 1845 in uno stile davvero originalissimo, un eclettico inglese, che riprende un po' le Tudor Homes, quelle case importanti inglese tra il 500 e il 600. E l'architetto è un architetto importante dell'epoca che si chiama Chierichetti, Luigi Chierichetti. Ovviamente in una villa che riprende il gusto inglese non potevo che mostrarvi la realizzazione di un tè. Un tè come si usava a fare nell'Ottocento, ovviamente con tutti quelli che sono gli oggetti e i servizi di casa originali per poter realizzare davvero un momento del tè perfetto. Per prima cosa dobbiamo avere gli ingredienti e i servizi giusti. Partiamo dal tè. Ovviamente per realizzare un tè perfetto con gli amici e le amiche è importante scegliere un tè nero. In questo caso, rigorosamente in foglie, in questo caso ho scelto un tè nero Darjeeling indiano. Poi assicuratevi di avere un buon contenitore dell'acqua calda. Guardate che meraviglia questo contenitore, addirittura che poggia su uno scaldavivante, sempre per tenerle a temperatura costante. In questo bellissimo contenitore versate dell'acqua ad alta temperatura e per fare un tè nero perfetto, mi raccomando, non superate i 95-97 gradi, quindi non 100 di bollitura. Ecco, ad esempio il tè verde richiede una temperatura ancora più bassa, sugli 80-85 al massimo. Il tè nero invece può arrivare fino a 95-98, non 100, ecco, preferibilmente non arrivare a 100 gradi. E poi assicuratevi di avere anche un'altra, diciamo, contenitore di riserva, perché non bisogna andare avanti e indietro dalla cucina, si porta tutto in tavola e poi i vari commensali, la padrona di casa e i commensali si servono direttamente dalla brocca. Assicuratevi poi di avere una buona teiera, e vedete, una teapot, quindi bella bombata alla base. Poi assicuratevi di avere anche dei contenitori del latte, perché nel tè inglese il latte è fondamentale. Non si può servire il limone, ma il latte è davvero importante, ovviamente da versare dopo aver versato il tè nella tazzina. Ecco, è ammesso in un solo caso il limone, rigorosamente a fettine, quando abbiamo a che fare con un tè particolarmente affumicato. Ora, in quel caso si può utilizzare il limone, altrimenti si utilizza il latte e si fa diventare il colore del tè nella tazzina abbastanza perlaceo, si dice. Allora, per prima cosa dobbiamo scaldare la teiera. Quindi vuol dire prendere un po' di acqua bollente, scaldare la teiera e gettare l'acqua. Quindi prepariamo proprio la temperatura della teapot. Dopo aver scaldato la teiera e aver gettato l'acqua che serviva soltanto per portare la temperatura, mettiamo il tè. Un cucchiaino per ogni invitato. Quindi vuol dire se siete quattro invitati, mettete quattro cucchiaini. Mi raccomando, sempre un cucchiaino per la teapot, la nostra teiera. 5. Versiamo l'acqua calda, come vi ho detto prima, che non deve superare i 96-97 gradi. E lasciamo in infusione 4-5 minuti, mescolando ogni tanto in questo modo. Ora, dopo circa 5 minuti di infusione, diamo l'ultima girata alla teapot, alla nostra teiera, poi prendete il colino immancabile e versate il vostro tè nella tazza con molta delicatezza. Vi dico un'altra curiosità, il tè andrebbe bevuto senza zucchero per sentire l'aroma a pieno, però se proprio non resistete e volete qualcosa di dolce, non usate lo zucchero normale in polvere, quindi non usate la classica zuccheriera, ma prendete una piccola bacinella, utilizzate le zollette di zucchero o i cristalli di zucchero profumati con la loro pinzetta. Aggiungiamo qualche goccia, in modo che la superficie, guardate pian piano, diventi perlacea. Questo è il colore perfetto.
Ora prendo la mia tazza da tè, vi porto in salotto per farvi vedere cosa abbiamo allestito. Come potete vedere, un trionfo di dolci e salati. Immancabili sandwich, i sandwich devono sempre esserci per un buon rito del tè, sandwich al maionese e prosciutto cotto, sandwich uovo e cetriolo e sandwich al salmone e maionese. Un'immancabile torta alla frutta secca, una torta al cioccolato, le focaccine salate con marmellata di fragole, rigorosamente di fragole, e gli scones, gli immancabili scones inglesi. Sapete, questi scones andrebbero poi tagliati e con il burro, e farciti di burro e marmellata, sempre di frutti rossi o di fragole. Io concludo il mio tè, comodamente seduto in questo salotto meraviglioso. Mi raccomando, tenete sempre il piattino, impugnate bene la tazzina, senza utilizzare il mignolo, possibilmente. Arrivederci e grazie.